dopo Alessandro sono un po' imbarazzato, perché dopo questa presentazione così ad ampio raggio a livello mondiale sui talenti, dover scendere banalmente nel mondo della vendita, che però parlando con Rebecca, che è uno dei, Rebecca Pera, che è uno dei docenti, appunto mi ha fatto rilevare che nel 2015 sono usciti moltissimi articoli accademici sulla vendita, cosa che non era mai accaduto negli anni precedenti. Cioè effettivamente in questi ultimi 2-3 anni il mondo della vendita sta interessando, aperto virgolette, persino il mondo accademico, chiuso virgolette, e degli studiosi del management, perché ci si è resi conto, mi spiace ma io non sto fermo, ce l'ho su con lui, ci si è resi conto che tutte le buone idee, tutte le buone strutture, tutte i buoni prodotti, se non sono venduti non servono assolutamente a niente. E ci si è reso conto che sulle vendite effettivamente si è investito molto poco negli ultimi anni. Adesso alcuni dati, perché essendo 11 anni ci sono dei numeri che sono interessanti e quindi bisogna presentarli. Il numero di partecipanti, il numero di aziende che hanno partecipato in questi 10 anni in cui abbiamo fatto sei scatti. Come diceva prima la dottoressa, è un percorso che si evolve continuamente, non è mai uguale a se stesso, perché cerchiamo di auscultare lo zeitgeist, cioè lo spirito del tempo, cioè cercare di capire che cosa può essere utile oggi che non era più, che non è più attuale. Dallo scorso anno abbiamo inserito i focus. I focus sono dei momenti, io chiedo scusa, ma già pronti. I focus sono dei momenti di approfondimento, perché effettivamente, come ha spiegato molto bene Alessandra prima, cioè per portare avanti un percorso di formazione molto organizzato, complesso, ci vuole molto tempo. E noi all'interno di una struttura come questa, che quindi coinvolge aziende, sono interaziendali, non possiamo permettersi di avere 20 giornate, 30 giornate che possono essere utilizzate in un anno per fare la formazione. E allora abbiamo pensato all'intervento di andare a prendere questi momenti di un paio d'ore alla fine della giornata, che abbiamo chiamato il focus di Sales Cult, dove l'anno scorso c'è stato Paolucci sull'e-commerce, Marco Berri dalla motivazione alla prestazione e Trabucchi sulla resilienza, che permettono in un momento, in queste due ore, di avere degli input che possono essere utilizzati e spesi all'interno della propria attività di vendita. E quest'anno continuiamo su questa strada, ci saranno altri tre focus. Questi focus in più sono aperti anche a coloro i quali non partecipano a tutto quanto il percorso, appunto per dare la possibilità anche a chi non ha disponibilità di tempo di fare tutto quanto il percorso, ma comunque di essere perlomeno aggiornato, di poter vedere degli aspetti legati alla vendita. Ora, questo è un percorso, infatti è un percorso sulle vendite in cui non si parla di vendita, questo è bello, cioè perché è un percorso dove non vengono trattate le classiche tecniche di vendita, anzi proprio delle tecniche di vendita non se ne parla. Abbiamo una prima giornata di introduzione propedeutica che ci parla un po' del mondo della vendita, una seconda giornata che è il Selling Behavior, che Alessandra conosce molto bene in quanto per molti anni abbiamo condotto insieme in codocenza. Un gran divertimento, almeno nostro. Noi ci divertivamo, cioè non eravamo mai d'accordo su niente, però eravamo costantemente in conflitto, ma buongiorno. È un percorso che è basato sulla teoria DISC e in pratica mi permette di andare a vedere qual è il mio profilo comportamentale e cercare anche di così capire il profilo comportamentale del mio interlocutore, del mio cliente, anche del mio collega, in modo da potermi adeguare, cioè in modo da poter capire qual è il modo migliore per raggiungere l'obiettivo.
Un terzo modulo è quello che abbiamo introdotto lo scorso anno e quest'anno vi presentiamo, Value Proposition, Canvas e Tecniche dell'Experience Design, che portiamo insieme a Rebecca Pera. Sono delle tecniche che ci permettono, che derivano un po' dalle ricerche di mercato qualitative, che permettono di indagare degli aspetti non solo tecnici ma anche emozionali, cioè cercare di capire, di mettersi dalla parte del cliente, dalla parte dell'interlocutore, con l'empathy map ad esempio, per capire quali sono le sue percezioni. Quindi è tutto rivolto sulla comprensione dell'altro per riuscire a raggiungere meglio. Quello che diceva anche Antonio prima, cioè è passato, non esiste più il tempo in cui il venditore va a raccontare quali sono gli aspetti positivi del prodotto, dell'offerta che sta presentando, ma devo capire che cosa è in grado la mia offerta di risolvere, come è in grado di risolvere i suoi problemi, e quindi mettersi proprio sempre dalla parte del cliente. Qui vedete un esempio di esercitazione che è stata fatta con il Customer Journey Map, cioè quindi quello di immaginare il percorso mentale che il cliente fa, andando a individuare tutta una serie di punti, di tappe, e in questi momenti vedere quali possono essere, in questi touch point, vedere che tipo di risposta dare. Questo fa parte di uno studio, fa parte di un'organizzazione, fa parte di una pianificazione. Come si diceva prima, il venditore non è più solo colui il quale sa parlare, sa raccontare, si presenta bene, si veste più o meno bene, si pettina molto bene prima di presentarsi, prima di perdere i capelli, ma è qualcuno che è in grado di costruire un piano, un progetto e portarlo avanti. Per costruire un progetto ci vogliono delle competenze diverse, ci vuole anche la capacità di organizzarsi e, se vuoi per citare Velasco, non riprendere sempre la cultura dell'alibi, che significa l'azienda non può, il prodotto non si vende, il mercato non lo vuole, i clienti non vogliono. Quindi cercare un po' di capire come organizzarsi. Il quarto, a questo punto, vedete, altro modulo è quello sulla comunicazione. La comunicazione inteso come devo comunicare per essere efficace. Più chiunque lavori, cioè voi tutti lavorate in un'azienda, sapete che più l'organizzazione è complessa, più i problemi nascono dalla cattiva comunicazione. Metà del proprio tempo viene speso soltanto per andare a gestire la relazione, la comunicazione, le incomprensioni, le tensioni, le paturnie, eccetera, eccetera. Tutto questo può essere utile, cioè capire, imparare a comunicare meglio, o perlomeno riflettere su come stiamo comunicando. Tutti questi percorsi sono molto, la metodologia è molto interattiva, per cui non è la lezione classica tradizionale, è molto basato sull'esercitazione, sul role playing, e quindi costantemente ci si mette in discussione, costantemente si va ad apprendere qualcosa di nuovo e cercando anche di applicarlo in contesti diversi, perché come diceva, non mi ricordo se era il Buca, cioè c'era qualcosa, cioè uno dei grafici, dei modelli che ha presentato Alessandra, quando diceva impari qualcosa, non tanto, più delle volte si impara dagli errori ma non da quello che si è fatto bene, poi devo essere capace di applicarlo in un contesto diverso, perché troppo spesso noi siamo condizionati dall'ambito, cioè all'interno di un certo ambito riusciamo a riconoscere determinati aspetti o a determinati concetti. Spostato, cambiato l'ambito, noi non siamo più in grado di individuare il concetto che avevamo appreso. Quindi questa capacità di modificare, cioè di trattenere i concetti in modo indipendente dall'ambito è importante. Lo stress, adesso si parla, quindi che cosa significa stress, come lo devo gestire? Oggi si parla tanto di stress, però lo stress è positivo, perché senza stress significa uscire dalla zona di comfort. Uscire dalla zona di comfort significa fare qualcosa che non ho mai fatto. Per fare qualcosa che non ho mai fatto devo essere disponibile a entrare in uno stato di stress e a provare qualcosa di nuovo. Io quello che dico sempre, a volte, cioè, quando ci si sveglia al mattino, pensare di non avere neanche un cliente.
non ho un cliente, quindi se non ho neanche un cliente, come faccio oggi, come mi organizzo, cosa, dove vado, cosa faccio per primo, come mi muovo? Perché troppo spesso noi siamo abituati a non scegliamo cosa fare, neanche una cammina. Non scegliamo cosa fare, ma rispondiamo degli input che arrivano dall'esterno. Quindi non siamo proattivi, cioè non costruiamo la nostra giornata, ma siamo reattivi perché agiamo in funzione degli input che ci arrivano dall'esterno. Può andare bene per un po', ma sempre è deleterio. Oggi siamo nell'era digitale, quindi bisogna ricominciare a scrivere. Cioè bisogna ricominciare ad imparare a scrivere, perché oggi scriviamo molto più rispetto a prima. Cioè un tempo si telefonava molto di più, una volta c'era il telefono e il telex. Quindi poi dopo il telefono e il telex c'è stato il fax, poi c'è stata l'email, e oggi quando noi riceviamo delle email a volte ci si mette le mani nei capelli, sono incomprensibili, la gente non è capace a scrivere, scrive in un modo non funzionale all'obiettivo, cioè prima di capire che cosa voglia deve arrivare fino alla fine di 22 righe. Allora, cercare di capire perché anche come vado a costruire un'offerta, che tipo di vocaboli utilizzo, che tipo di termini, poi volendo anche come le imposto graficamente, perché oggi è anche importante l'impostazione grafica. Qui una mezza giornata, cioè Giulio Caresio fa la mezza giornata, al mattino sullo scrivere e al pomeriggio sui social. Giulio Caresio è un giornalista, era caporedattore di Alfa, oggi fa freelance e il curatore editoriale. Quindi gestisce molto bene anche tutta la parte dei social. Si può essere più o meno innamorati dei social, si può essere più o meno interessati all'uso dei social. Quello che non è possibile, se volete anche non tollerabile, che qualcuno non sappia che cosa sia il social, o perlomeno non sappia qual è la funzione di tutti questi social. Perché io posso decidere di non fare, di non usarli nel momento in cui li conosco, non posso non conoscerli se non a priori. Perché chi opera nel mondo delle vendite deve capire quando utilizzare, perché si utilizzano, dove andare, e soprattutto qual è la funzione che possono svolgere. Perché come prima si diceva, l'e-commerce è una realtà. L'anno scorso Paolucci ci ha spiegato molto bene che la domanda che le aziende si devono porre non è e-commerce sì, e-commerce no, perché l'e-commerce è sì. Cioè esiste, sta ampliandosi sempre di più anche il B2B. Cioè devo capire come io azienda posso utilizzarlo oppure come posso, tra virgolette, contrastarlo, cioè capire quali sono le azioni che posso andare a fare. Non posso pensare che non mi coinvolga. Io mi ricordo su internet ci lavoro dal 94, cioè proprio dai primi anni. Nel 2000 c'è stata la bolla e in quegli occasioni lì c'era dei colleghi che mi dicevano: hai visto che è scoppiata la bolla, quindi tutto tornerà come prima. E non è assolutamente tornato come prima. Cioè, questa è la realtà. Oggi stiamo parlando di banda larga, cioè ci sono dei contenuti che oggi passano. Oggi un'azienda, cioè una volta c'era il sito brochure, prendeva le brochure, faceva le fotocopie, le foto le metteva lì, poi i siti dinamici. Oggi ci sono, cioè un'azienda, per non fare nomi, Volkswagen, qualche anno fa ha preso la fiera di Verona e ha fatto un scouting di tutti i nuovi fornitori. I nuovi fornitori si dovevano presentare con un video di 1 minuto e 30 secondi, con una presentazione in PowerPoint, e il responsabile doveva fare un pitch di 2 minuti al massimo. Questa era la presentazione, che è un po' lo speed date, cioè è sempre la stessa cosa, cioè gira e rigira, questo all'interno dell'azienda, ma anche sul mercato ti può capitare. Quella era Volkswagen che diceva: io voglio conoscere nuovi fornitori, cosa faccio? Mi prendo la fiera, a ogni fornitore do un box, do uno stand, quindi loro devono essere in grado di fare il layout del box, fare il video, fare in modo che questi passassero, la commissione passava, guardava il video, guardava la presentazione, ascoltava le cose, faceva tre domande e passava al box successivo.
questo è B2B e questo è settore automotive. Quante sono le cose che sono accadute in altri mercati che noi ci siamo portati appresso nel mercato nostro? Tanti. Gestione del processo negoziale. Qui abbiamo un Singer, cioè abbiamo Jadvinder Singhrana, che è un indiano e anche ingegnere meccanico. Ce l'ha tutte. Che tratterà, lui si occupa di negoziazione multiculturale, ma di negoziazione proprio anche. Quindi sarà una giornata in cui si va ad analizzare il processo negoziale nel suo insieme. Anche qui role playing, esercitazioni, prove, consapevolezza, rivedersi, tutto in un modo molto simpatico, molto leggero, addirittura divertente, perché più ci si diverte più si impara, perché il processo di apprendimento non deve essere accademico, ma deve essere molto coinvolgente. E si conclude con il business game, che è Income Outcome, che ha un tabellone, ha un gioco dove si simula proprio la realtà aziendale. E attraverso questo tabellone, attraverso le regole del gioco, si vede come proprio ogni movimento che viene fatto, ogni sconto che viene fatto, ogni fornitura che viene fatta va ad impattare economicamente sul bilancio. E ci sono proprio i denari, che le pile di denari che aumentano e diminuiscono, e questo ci permette di capire come è possibile, cioè alla fine come è possibile che l'azienda stia in piedi solo se i ricavi sono superiori ai costi. Sì, questo in effetti per sensibilizzare anche i venditori. Sì, perché non ci si rende. Questi temi su quale genere. Questa è una cosa strana, perché appunto uno dice, ma il venditore, però molti hanno avuto la possibilità di vedere l'azienda in un modo diverso, perché poi questo è l'importante, cioè riuscire a vedere degli aspetti diversi. Quando il figlio dell'imprenditore entrava in azienda, cosa faceva? Faceva 2 o 3 settimane da operaio sotto mutite spoglie. Perché se vuoi vendere, devi capire l'azienda nel suo insieme, dalla produzione alla vendita. Io consiglio sempre quando si assumono c'è un'azienda produttiva, si assumono dei commerciali, di farli andare in produzione a vedere proprio come si produce. Meglio se è una fonderia, uno stampaggio a caldo, perché lì è più vivo, è più coinvolgente. Sì, ma se non vai nello stabilimento, se non si va dove si produce, dove ci si sporca le mani, non si può capire che cosa succede dopo, cioè non si ha la cultura, non si ha appunto la competenza per poi andare sul mercato. Certo che costa, torniamo lì, cioè costruire delle persone, aiutarli a costruire le proprie competenze, le proprie conoscenze, è importante. È un lavoro. I focus, quindi quest'anno abbiamo 3 nuovi focus. Un focus è quello di Cabirio Cautela, docente al Politecnico di Milano, che ci parla della diffusione dell'innovazione. In Italia è bellissimo, perché tutti vogliono innovazione purché ci sia certezza di risultato. Questo non è capito come sia possibile. E le aziende, allora noi siamo poco, l'Italia è un paese molto conservatore, poco propenso al cambiamento. Infatti in Piemonte si sente spesso dire l'uma sempre fa imparare, cioè abbiamo sempre fatto così, cioè, quindi tendiamo a ripetere qualcosa che è già stato conosciuto, è già stato fatto. L'innovazione però significa anche miglioramento, significa nuove opportunità. E ho scritto un articolo la scorsa settimana che diceva che l'apparato, i macchinari italiani, i più giovani hanno 10 anni e la media è tra i 15 e i 20 anni, cioè gli impianti di produzione. Quindi tempo fa Report aveva fatto un servizio sulla industria 4.0, cioè che non siamo più 2.0 ma siamo già 4.0, dove
c'è la connettività tra i device, tra le macchine, tra i sistemi, tra il mercato. Ecco, perché ormai cioè, tutto deve essere gestito in tempo reale, cioè io devo avere conoscenza. Però questo significa investimento tecnologico, ma non è tanto l'investimento tecnologico, perché la tecnologia la si può comprare. La cosa più difficile è l'innovazione mentale, cioè il cambiamento delle persone. Cioè, per esperienza vedo che molto spesso i commerciali hanno, alcuni settori hanno difficoltà ad usare i tablet, ad usare i computer, sanno usare Word, Excel, forse neanche troppo bene e basta. Cioè quattro cose. Ecco, tutto questo significa innovazione, cioè cercare di capire dove va il mercato, dove va il mondo e perlomeno attrezzarsi per essere adeguate al cambiamento. Diffusa l'innovazione, c'è poi un momento diverso, cioè Cala, perché Carlo Alberto Civenti è il primo italiano, è al momento l'unico italiano a aver conquistato tutti i 7.000 dell'ex Unione Sovietica, cioè del Kirghizistan. Era un progetto che lui contava di realizzare in un anno, in realtà ci ha impiegato 3 anni. E quindi attraverso la sua così, testimonianza, che ci racconterà tutte le difficoltà, il primo anno ha fatto 3 cime, il secondo anno ha fatto solo il Pobeda, cioè un'altra cima molto difficile, molto pericolosa, e l'anno scorso ha fatto il Peak Communist, cioè l'ultima delle 5 cime. E lui l'anno scorso ad esempio è stato molto difficile, perché quando è andato lì, gli alpinisti quando fanno queste spedizioni hanno delle finestre temporali molto, molto limitate, quindi una tempesta, una nevicata, una qualsiasi difficoltà fa sì che loro possano non arrivare, non portare a termine il loro progetto. Quindi la difficoltà di mantenere alto l'interesse, la motivazione di non farsi scoraggiare, dover affrontare delle cose che non avevano previsto, cioè ad esempio c'è stata un'alluvione in Kirghizistan, quindi non c'erano gli elicotteri per andare fino al campo base, e quindi stare lì a girarsi, ed è difficile stare settimane a girarsi i pollici in attesa che arrivi l'elicottero a portarti al campo base. E quindi poi quando arrivi lì dici ma chi me lo fa fare, cioè quindi cercare. Io ho trovato che molte delle cose che lui ha dovuto affrontare sono cose che il venditore affronta spesso, cioè quello di essere da solo, quello di essere in un ambiente completamente a volte sconosciuto, di dover incontrare persone che magari sono ostili. Ecco, ci possono essere delle analogie, a volte torniamo al discorso precedente dell'ambito, cioè alcuni concetti noi li capiamo all'interno di un ambito, però poi abbiamo difficoltà a traslare e a applicarli in un ambito diverso. E l'altro focus è Luca Jordan, che lui è un antropologo. E quindi l'antropologo è colui il quale va a studiare, cioè analizza, guarda, osserva nuove culture, nuove civiltà diverse. Però, a parte il fatto che lui collabora con le aziende per cercare di capire quale sia il modo migliore per approcciarsi anche nell'insediamento di uno stabilimento produttivo. Chi di voi ha lavorato all'estero, magari all'interno, sa che la cultura è diversa, le difficoltà sono diverse. Mi ricordo ad esempio Azimut della Yacht nel 2005 aveva preso le donne che erano rumene e le ha messe capo squadra con i lavoranti che erano marocchini. Quindi ecco, queste piccole cose, queste difficoltà, cioè la difficoltà di capire quali sono i valori, qual è la cultura. Cioè prima di andare in un paese tu ti devi studiare la storia, studiare la religione, studiare la cultura e capire qual è il modo migliore per essere accettato o perlomeno per compiere meno errori possibili. Questo è fondamentale. E Luca Jordan lavora molto in Africa, anche per conto dell'università, ci può raccontare, ci può dire quali sono i criteri che ci permettono di comprendere meglio una cultura diversa e come posso applicarla.